Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Non so se siete qui da prima o siete arrivati adesso. In ogni caso, benvenute e benvenuti al secondo Festival di Iconografie La Soglia, al panel finale di questo bellissimo festival, per cui ringrazio veramente tutti i presenti per aver partecipato e stare ancora partecipando. Possiamo quindi iniziare, invito chi è ancora in piedi e vuole sedersi a farlo ora. Vi presento subito l'argomento di cui andremo a parlare, che è appunto sempre in congiunzione con il tema di tutto il festival, ovvero la soglia che abbiamo varcato anche nella coscienza, nella percezione del mondo che ci circonda, il fatto che abbiamo fatto un passo negli ultimi anni nel buio, molte certezze sociali, politiche, economiche anche sono crollate, e davanti a noi forse vediamo ancora una stanza buia, si vede veramente a poche dita di distanza dai nostri occhi. Quindi, per concludere questo festival, ci siamo voluti chiedere che cosa ci potrebbe aspettare al di là di questa soglia. E fondamentalmente l'opposizione principale che abbiamo individuato è proprio quella tra una visione, diciamo, che interpreta i cambiamenti nel mondo come il segno di una disgregazione del sistema vigente, una disgregazione appunto che va verso quello che possiamo chiamare un caos sistemico, una percezione che sicuramente abbiamo avuto tutti nell'ultimo periodo, proprio per il disorientamento che cambiamenti estremi hanno causato nella nostra percezione del mondo che ci circonda. Dall'altro punto di vista, diciamo, potremmo anche aspettarci che tutti questi sommovimenti, e abbiamo visto anche sommovimenti sociali, ci sono state molte rivolte in tutto il mondo, ne cito due tra le più famose, Hong Kong ad esempio, oppure Black Lives Matter in America, un paese in cui nessuno si aspettava una cosa del genere. Tutti questi sommovimenti dal basso ad esempio, per la maggior parte, possono essere anche interpretati come un momento in cui, diciamo, se la coscienza delle persone si è accorta di questi cambiamenti fondamentali che sono intervenuti nella nostra società, forse vuol dire anche che si è pronti a un cambiamento radicale, a una rivoluzione, a un ribaltamento del sistema vigente e alla ricostruzione di qualcosa su queste basi. Per parlarne abbiamo invitato i due personaggi che vedete qui alla mia sinistra. Il primo in ordine di vicinanza alla mia mano sinistra è Mauro Venetti. Mauro Venetti che, come dicevo prima, nella vita è tante cose, un ingegnere informatico, un programmatore, insegna alla NABA e è qui però, diciamo, fondamentalmente per il suo impegno ormai più che decennale, direi. Vabbè, due decenni e mezzo di attività politica come marxista all'interno di un'organizzazione marxista internazionale che appunto si chiama International Marxist Tendency, o in italiano TMI, Tendenza Marxista Internazionale. Più lontano dalla mia sinistra vediamo invece il grande Franco Bifo Berardi. Dal caloroso applauso direi che ti conoscono in molti, ma in ogni caso lo presenterei come filosofo e agitatore culturale, ma io direi anche un visionario e un profeta apocalittico del comunismo. Vorrei vederti così. E diciamo che per iniziare questo incontro, a parte che non mi sono presentato, scusatemi, io sono Stefano Sant'Angelo, editor di Iconografie, e ringrazio ancora tutti voi per aver partecipato al nostro festival. E a parte questo, appunto, inizierei a chiedere ai nostri ospiti questa piccola domanda, appunto. Cosa ci aspetta nel prosieguo di questi anni venti? Come dicevo prima, è evidente, credo a tutti, a chiunque come voi, visto che siete qui, segua con interesse lo sviluppo, diciamo, delle questioni internazionali, economiche, sociali, politiche nel mondo, è evidente appunto che se qualche anno fa, anche solo 10 anni fa, potevamo avere in qualche modo una visione abbastanza sicura di quello che sarebbe successo negli anni successivi, ci accorgiamo adesso che navighiamo veramente a vista. Faccio un esempio pratico e magari do la parola a Mauro giusto perché mi viene in mente questo esempio. Mauro ha scritto un libro che si chiama La sinistra di destra,
in cui appunto analizzava alcune delle tendenze presenti nei moderni partiti di sinistra, nelle moderne organizzazioni di sinistra, soprattutto in Italia, ma non solo, alla luce appunto di alcune contraddizioni che sono state generate fondamentalmente dalla perdita di un patrimonio teorico, ma anche di militanza, che i partiti, le organizzazioni, diciamo, che si riferivano al movimento operaio hanno perso negli ultimi decenni. E leggendo il libro di Mauro, che era davvero illuminante quando uscì, lo definì in una presentazione anche un buon manuale per affrontare, diciamo, i dialoghi all'interno degli ambiti di sinistra, perché veramente entrava nel merito di molte questioni anche smuovendole dal fondo, appunto diciamo che questo libro, a leggerlo oggi, nonostante sia uscito 3-4 anni fa, è invecchiatissimo, non nelle conclusioni politiche, ma negli esempi che venivano fatti. Se noi pensiamo che 4 anni fa, nelle elezioni del 2018, vincevano Salvini e il Movimento 5 Stelle e ci sembrava una roba fuori dal mondo, adesso ci sembrano passati decenni da quel momento. E quindi appunto volevo fare a tutti e due questa domanda. Che cosa è successo che ha causato tutto questo sconvolgimento anche nella coscienza delle persone? E secondo voi, appunto, quali possono essere le chiavi interpretative per cercare di capire quello che ci aspetta, o quello che aspetta appunto le masse? Perché secondo me il nucleo, appunto, come cercavo di dire in questa introduzione della questione, è proprio che, al di là di come si vada a interpretare lo sviluppo di quello che vediamo in atto nel mondo, è evidente che le masse sono tornate, come in alcuni periodi del Novecento, ad avere un'importanza politica notevole. Quindi lascio la parola a voi due, in realtà se vuole rispondere prima Bifo, io non ho alcun problema nell'ordine, e grazie. Allora, la domanda è una o due? Una è relativa a quello che è accaduto, e due, cosa ci aspetta nel decennio? Anzitutto devo dire una cosa che c'entra poco. Io cerco di evitare di partecipare adesso, in questo periodo, a situazioni come questa, insomma, di parlare con molta gente, perché mi affatica troppo. Però quando ho ricevuto l'invito da parte di Mattia, di Stefano, insomma, di amici, compagni, che mi hanno detto: senti, noi vorremmo parlare di come va a finire questo decennio, e soprattutto come se ne esce, caos sistemico, rivoluzione, ho detto: beh, qua bisogna che ci vado, perché finalmente c'è della gente intelligente che si fa la domanda che ci si deve fare. Cioè, io vedo che intorno, in questo periodo, naturalmente per ragioni del tutto banali e come una campagna elettorale, c'è un sacco di gente che parla, ma il fatto è che non riesco a cogliere quasi un milligrammo di intelligenza in senso proprio di comprensione di quel che va accadendo. Allora ho detto: no, vabbè, a Milano ci vado, ed eccomi qua per rispondere a questa domanda, sapendo che nessuno si spaventa, soprattutto perché io un poco mi sono guadagnato quella fama che lui diceva di, non mi ricordo come ha detto, ma insomma di non lo dico, profeta apocalittico, non so che cosa ha detto. Questa è una mia interpretazione anche eccessiva, quindi ciascuno mi ascolta con ironia e con consapevolezza. Che cosa è accaduto? È accaduto una cosa che era, diciamo, nell'ordine del prevedibile. Sai che c'è quella frase di Keynes, che era un tipo spiritoso oltre che un economista, il quale dice a un certo punto: bisogna avere il coraggio di guardare l'inevitabile, però sapendo che tanto l'inevitabile non accade mai, perché quello che accade è sempre l'imprevedibile. Bene, in questi ultimi anni l'imprevedibile ha preso forma. Cosa è successo? Che prima di tutto una entità subvisibile, una concrezione materica subvisibile che chiamiamo virus, ha sconvolto tutti gli ordini del simbolico, dell'economico, dell'affettivo. Dunque si è scatenata, per così dire,
un elemento che ha carattere essenzialmente caotico. Poi su questa parola caos, caotico, si tratterà di approfondire il ragionamento per capirsi meglio, e questo elemento caotizzante ha costretto una, diciamo, tutti gli ordini del discorso collettivo a ridefinirsi, in molti casi sgretolandosi. Subito dopo, la conclusione, forse, di questo effetto pandemico, caotico pandemico, noi vediamo infatti altri scenari di tipo caotico che si delineano. La guerra, prima di tutto, la guerra che bisogna interrogare da un punto di vista geopolitico, politico, eccetera, 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 ma anche come diciamo da un punto di vista filosofico dobbiamo chiederci cos'è una guerra nell'epoca degli automatismi, nell'epoca in cui l'insieme sociale si tiene grazie a grandi automatismi tecnici, finanziari, linguistici, che rendono possibile il dispiegarsi della vita collettiva. Cos'è la guerra? La guerra in qualche modo è un automatismo fra gli altri, perché messo in moto quel processo impone la sua dinamica, ma è un automatismo che ha la qualità di destrutturare l'insieme degli altri automatismi. È come una specie di automatismo scagliato contro gli ordini dell'automatismo contemporaneo. Crisi energetica, crisi alimentare, perfino la finanza che aveva retto così brillantemente l'epoca pandemica sembra ora sul punto di un collasso, eccetera eccetera. Chiuso il primo argomento e sinteticamente, rapidamente, cerco di rispondere al secondo: cosa ci aspetta negli anni 20? Beh, lo dico così come me l'aspetto io, e così come io credo che noi siamo entrati nella fase che forse un tempo, se ci saranno ancora gli storici, fra 100 anni, definiremo come disintegrazione della civiltà sociale. Cioè gli automatismi che rendono possibile il funzionamento di quella che possiamo chiamare civiltà sociale, cioè non una civiltà, ma una civiltà che si fa carico, bene o male, di più o di meno, ma si fa carico della integrazione delle componenti sociali, questa civiltà ha ricevuto un colpo mortale da 40 anni di neoliberismo, perché il neoliberismo è essenzialmente un attacco contro le strutture fondamentali della civiltà sociale, cioè dell'integrazione delle parti. La distruzione del sistema sanitario, l'aggressione contro il sistema scolastico, l'aggressione contro il sistema di trasporto, bla bla bla, questo processo ha creato le condizioni per cui ora siamo al punto in cui il processo precipita. Uno dice, vabbè, ma esageri. Ora, io faccio un esempio solo, del quale purtroppo è difficile parlare in Italia perché sembra che nessuno ne abbia sentito parlare, ma è certamente la cosa più importante del 2022, più importante della guerra in Ucraina. Quello che sta accadendo in Pakistan è davvero un'anticipazione di qualcosa di incontenibile che destruttura. Pakistan è un paese di 224 milioni di abitanti, dispone della bomba atomica. Negli ultimi sei mesi è crollato un governo, ma chi se ne frega. Bene, nel mese di maggio la temperatura raggiunge 51 gradi per alcune settimane, 51 gradi nella piana del Sindh, a Karachi, in tutta l'area. Dopodiché viene l'estate monsonica, che comincia a giugno e non è ancora finita. Comunque negli ultimi giorni di agosto e nei primi 15 giorni di settembre è caduta una tale quantità di acqua che un terzo del territorio di un paese, ripeto, di 224 milioni di abitanti è sott'acqua. Ora, sott'acqua per giorni, settimane. Cosa vuol dire un paese sott'acqua?
vuole dire che le strutture che rendono possibile la sopravvivenza, la cura per esempio, gli ospedali sott'acqua, adesso stiamo seguendo il diffondersi di epidemie, per esempio sembra che il dengue, il colera si stiano diffondendo in Pakistan, 224 milioni di abitanti, quanti milioni di abitanti troveranno il modo di abbandonare questa palude, questo acquitrinio mortifero che è diventato il Pakistan e di dirigersi per esempio verso Pozzallo e Lampedusa se non riesce ad ammazzarli qualcuno che sta lì con il blocco navale o che non risponde agli SOS? Ecco che cosa voglio dire disintegrazione. Noi siamo di fronte, questo è il nuovo, dopo il virus, dopo la guerra, l'emergenza perenne di fronte alla quale abbiamo cominciato evidentemente a trovarci dall'estate del 22 è una condizione di emergenza climatica permanente che si manifesta in modo esplosivo qua e là nel mondo. Basta, io ho chiuso qui, ma naturalmente si tratta di elaborare la questione in modo meno sbrigativo. Grazie. Diciamo che ovviamente la domanda... Ovviamente diciamo la domanda cosa ci aspetta è quello in cui andremo a analizzare in tutto questo incontro, sì. Quindi non cerchiamo certo di sbrigarcela così brevemente, ma Mauro dici sì. Il tuo parere. No, mi ha colpito quando che hai citato il fatto che il libro è invecchiato in 3 anni, è vero, mi ricordo che uno degli obiettivi che mi ponevo scrivendolo era convincere la gente che poteva quando l'ho scritto ancora crederci, anche gente diciamo di sinistra, che il Movimento 5 Stelle non avrebbe fatto una rivoluzione in Italia, non avrebbe veramente stravolto questo paese in maniera profonda, che la Lega, Bagnai e Salvini non ci avrebbero portato fuori dall'euro e che insomma tutta una serie di cose che sembravano plausibili 3 anni fa non si sarebbero in realtà verificate e adesso fa ridere anche soltanto che ci si debba sprecare del tempo ad argomentarlo, però abbiamo visto tantissime cose cambiare in maniera clamorosa e devo dire molto spesso le profezie, perché le profezie non le facciamo solo noi, le profezie le fanno anche diciamo i difensori dell'ordine costituito, di solito sono profezie di due tipi, o diciamo tutto andrà bene e i problemi sono delle cazzate che risolviamo in 448, oppure abbiamo trovato una soluzione fantastica, no? E quindi spesso in Italia questa cosa di solito si personifica in quelle che io chiamo le meteore, no? Cioè sono una serie di politici di brevissima durata che hanno uno stile simile, se ci pensate, cioè Renzi, Salvini, il Movimento 5 Stelle, sono tutti dei fenomeni che hanno lo stesso tipo di sia di durata che di parabola che di promesse, anche se poi magari i dettagli o anche più che dettagli cambiano molto, però questo meccanismo succede, no? Questo insieme di cose l'abbiamo visto tantissime volte su una scala più grossa e più seria diciamo di Renzi, cioè io mi ricordo benissimo ho cominciato a interessarmi di politica al liceo, all'epoca c'era la promessa della fine di quello che nella sessione scorsa di questo festival avete chiamato il secolo americano, ed era il secolo della pace, il secolo dell'ordine in cui diciamo si ristrutturava il mondo in una forma di fatto unipolare, diciamo quello dicevano i più cinici, ma se no veniva detto anche in forma più estrema, diciamo post guerra fredda, quindi dove non c'è più il problema del conflitto internazionale, la fine della storia, no? Qualcuno diceva questa espressione idiota e a questo punto diciamo tutto si sarebbe risolto con un ordine mondiale che era gestito sulla base dei rapporti commerciali, e quindi la globalizzazione spostava sul terreno dello scambio monetario, dava un prezzo a ogni cosa e quindi diciamo, come dico qualcuno, faceva perdere il valore di tutte le cose, quindi non c'erano più i grandi ideali, i grandi valori, c'era soltanto un prezzo da pagare. Questo veniva detto anche paradossalmente, che adesso se lo dico così sembra un ideale orrendo, però veniva detto invece con toni lirici come una grandissima figata che i nostri, diciamo, quelli della mia età avrebbero vissuto, quindi in un mondo pacificato, ordinato, eccetera. Questa cosa si è rivelata quasi immediatamente una completa vaccata e non ha mai avuto nessuna credibilità in chiunque
comunque ragionasse un minimo, no? Però all'epoca tanti ci credevano, sembrava vero, il clima degli anni 90 era quello, cioè, è morto Gorbaciov in questi anni, Gorbaciov probabilmente, cioè, era associato per quelli della mia generazione a questa immagine, diciamo, finalmente Reagan e Gorbaciov si stringono la mano, i loro figli nasceranno, cioè, come la canzone di Dalla, no, c'era questa cosa di un mondo di domani dove i giovani non avrebbero neanche capito perché russi e americani litigavano. Mo chiedete alle giovani di oggi se capiscono, no, perché i russi e gli americani litigano, anzi forse lo capiscono meno perché all'epoca era più chiaro il motivo, però diciamo che sono in una lite profonda, questa cosa è evidente. E il punto è proprio quello, che poi la globalizzazione non si è verificata, o meglio, si è verificata naturalmente, però diciamo questa globalizzazione liscia che ci veniva raccontata e a cui tanti anche a sinistra credevano. Io ho militato nel movimento del 2001, del G8 di Genova, però quel movimento era dominato da quest'idea, no? Che il nostro nemico fosse fosse una sfera lucida e liscia che copriva il mondo, no? Che in qualche modo aveva appianato ogni contraddizione interna e l'unica contraddizione che generava erano gli sfigati del mondo che restavano ai margini di questo fenomeno, ma che però era un fenomeno pervasivo e che erano, diciamo, tante piccole insorgenze che potevano sperare di unirsi in una maniera un po' utopica, no? Per fronteggiare questo blocco monolitico. Questa cosa è completamente saltata, assolutamente non è vera, no? Oggi addirittura arriviamo al punto che i padroni non commerciano con quelli che stanno con la Russia in questo momento, ma domani ci sarà lo stesso fenomeno con lo scontro, che sarà molto più grosso e molto più profondo e molto più sanguinoso, probabilmente anche purtroppo con la Repubblica Popolare Cinese. Questa, diciamo, è il mondo, diciamo, in cui siamo arrivati noi e che è completamente diverso da quello che si raccontava prima. Poi c'è tutto un altro discorso, che su questa cosa si sommano una serie di altre contraddizioni, perché quello che non poteva risolvere la vittoria americana, se vogliamo raccontarla così, nella Guerra Fredda, erano le contraddizioni endogene del capitalismo, quelle che ci portava all'interno. Ci hanno raccontato per decenni, ma noi tutto sommato ce la caviamo, se non ci fossero quei rompipalle dall'esterno che ci attaccano, no? Che ci mettono in difficoltà, e questo esterno era un esterno geopolitico, quindi era l'URSS, era la Cina, ma era anche un esterno, diciamo, sociale, cioè il movimento operaio alla fine, no? Come, o studente, o giovanile, cioè degli alieni, al soldo dei russi o dei cinesi che ci sabotavano dall'interno. Risolviamo quella cosa e tutto funziona alla grande, ma le contraddizioni del capitalismo erano più essenziali e poi sono riemerse e sono alla fine della fiera sempre le stesse due che diceva Marx ai suoi tempi, cioè il fatto che siamo in un mercato mondiale ma diviso fra stati nazionali, e quindi la contraddizione nazionale, imperialismo contro paesi coloniali, divisioni in blocchi imperialisti, questo tipo di cose, cioè non c'è un governo mondiale, ci sono quasi 200 governi al mondo che in qualche misura perseguono interessi contrapposti, e questa è una. L'altra, la proprietà è privata dei mezzi di produzione, ma diciamo i mezzi di produzione funzionano socialmente, cioè tutti quanti facciamo funzionare la macchina economica, ma questa macchina economica non è di tutti quanti, ma è solo di alcuni, e gli altri, diciamo, sono lì a farci, li pagano per trafficarci dentro un attimo, poi tanti saluti, se ne tornano a casa e devono comprare quello che questa macchina complessivamente ha prodotto. Non in maniera, questo può essere visto anche in maniera più complessa che semplicemente la singola merce, ma anche in qualche modo l'intero, diciamo, prodotto della società. E questa cosa resta la contraddizione sotto, che continua a riemergere e che poi porta in forma enorme alla crisi climatica, perché la crisi climatica è quella roba lì. Cioè c'è un problema mondiale, ma non c'è un'autorità mondiale che possa affrontarlo. E infatti, anche se non c'è, ci provano a crearla, no? Però non possono crearla davvero. E quindi fanno le riunioni internazionali dove decidono cose che non vengono poi applicate, quindi riunioni che non servono a nulla e ogni volta si lamentano della volta prima, no? E oppure l'altro problema grosso, ovviamente, la contraddizione della proprietà privata e della produzione sociale, quello è evidente, cioè tutti sappiamo più o meno, oggi abbiamo anche delle idee tecniche su come potremmo immaginare e pian piano realizzare una transizione ecologica, ma non viene fatta. E poi la spiegazione, diciamo, banale da bar sport è i politici non si mettono d'accordo, ma quella reale è che se anche i politici si mettessero d'accordo, nel capitalismo non sono i politici che producono le cose, ma sono le aziende private in grande misura, o le aziende pubbliche che funzionano sul mercato capitalista in ogni caso. Questo è il problema, e quindi continuano poi
a usare risorse fossili, a produrre i Pakistan, ma non è soltanto il Pakistan, voglio dire, sono le Marche, sono la siccità, cioè, ecco, poi le cose arrivano tutte assieme. Poi le cose arrivano tutte assieme e questo crea un effetto esplosivo. Cioè, adesso, se mi avessero raccontato alcuni anni fa, cioè, noi facciamo di solito un po' le Cassandre, no? Cioè quelli che dicono le cose andranno di merda, eccetera. E poi, però, se neanche noi osiamo dire, vedrete che negli anni 20 ci sarà pandemie che dureranno anni, con milioni di morti, un stravolgimento della vita sociale, guerre devastanti nel cuore, anche in posti dove non te l'aspetti, con milioni di profughi, paesi che vengono svuotati dalla popolazione e spostati in giro, allagamenti catastrofici, eccetera. Però anche la siccità, dicono, cazzo, deciditi, o la siccità o gli allagamenti. No, tutte e due ve le mando, vedrete, questo è scemo, no? Cioè, il Polticino, e io sono di Pavia, quindi sono colpito da questa cosa, che quasi non riesci più a navigare, se vuoi, ma tanto nessuno li naviga comunque, no? Siccità e carestia, cioè parole che sembrano, a carestia non è una parola che mi immagino di leggere sul Corriere della Sera, è una parola che leggo sui Promessi Sposi, non lo so, no? Cioè, ma neanche, cioè, è una parola antica. Invece la carestia, cioè il problema della carestia, i contadini della mia provincia della provincia vicina, sono andati a protestare perché dicevano la provincia di Novara sta deviando, di Vercelli, non mi ricordo, sta deviando l'acqua a quegli altri, ma ormai quelli sono spacciati, i loro raccolti non ci saranno, c'è la carestia, datela a noi l'acqua che almeno noi salviamo un po' di raccolti, cioè un discorso. Dici, ma in Italia nel 2022 succede sta roba? Cioè, questa è la situazione, quindi effettivamente è un'apocalisse in un certo senso. Dopodiché ci sono alcune cose da dire. Innanzitutto che l'apocalisse, anche quella originaria di Giovanni, non è soltanto la storia di dire cose che vanno male, in realtà è una storia di cose che vanno molto bene dal punto di vista suo, no? Cioè alla fine poi arriva il regno millenario, la Gerusalemme celeste, eccetera. Le cose vanno bene alla fine, no? Una storia a lieto fine, l'Apocalisse di Giovanni. L'altro è che forse l'immaginario che abbiamo dell'Apocalisse è un po' sbagliato, perché ci immaginiamo che improvvisamente tutto si disgrega. Ecco, il Pakistan è un esempio che potrebbe non essere un esempio generalizzabile, perché a volte le apocalissi assomigliano al 2020 col Covid, no? Dove tutto sommato la gente continuava, cioè sul Covid dopo pochi giorni fai già i meme, te la racconti su, diventa oggetto di battute, ti organizzi in qualche modo, tiri a campare lo stesso, le cose funzionano, qualche fabbrica ci fa pure i soldi perché vende le mascherine o vende i vaccini, e insomma cominciano le cose, cioè dentro l'apocalisse succedono delle cose in questa società, questo è il punto. Quindi non è, secondo me, dobbiamo immaginarci qualcosa di diverso, sia nel senso che un ordine futuro si può imporre dentro un'apocalisse, sia nel senso che l'ordine passato gestisce le apocalissi, sia cercando di guadagnarci più che può lo stesso, sia nel senso di trovare una soluzione magari parziale, magari provvisoria, un nuovo ordine traballante, eccetera eccetera. Per cui, per esempio, adesso è apocalittica la situazione energetica, però non credo che, non trovando una soluzione, alzeranno enormemente i prezzi dell'energia, come già sta succedendo, le bollette saranno catastroficamente alte, ci saranno un po' di aiuti di Stato per tamponare i casi più estremi, e poi ce la giochiamo, e qualcuno lotterà e qualcuno non lotterà, e qualcuno lotterà un po' e poi cederà, cioè succederanno queste cose qua. Quindi da un certo punto di vista più sobria, in realtà un'apocalisse sobria è quella che mi immagino da un certo punto di vista, mi sembra anche più immaginabile dopo l'esperienza degli ultimi 2 anni. Grazie mille per questi primi interventi in cui si sono aperte veramente tutte le questioni, magari solo accennate, che vorrei approfondire di qui in avanti. Mi è venuto da fare un ragionamento, sentendo soprattutto l'intervento di Bifo, sulla caoticità. Appunto, sarebbe bene definirla questa caoticità. Ma mi viene in mente una cosa. Se io penso al comunismo, al marxismo più che altro, no? al tentativo, diciamo, scientifico in qualche modo di capire come la società capitalista va e perché si creano alcuni problemi all'interno di questa società, alla fine mi sembra che, diciamo, i sistemi caotici siano proprio ciò che il comunismo si pone come obiettivo di sviluppare e di riuscire, diciamo, a gestire,
rispetto già appunto a quando era l'Ottocento. Mi viene in mente l'idea, diciamo, usiamo questa parola nell'accezione meno nobile, no? L'anarchia del capitalismo, il fatto appunto, anche come Mauro andava a dire, noi abbiamo tantissimi agenti nel mondo, abbiamo più di 240 paesi, stati, ma abbiamo migliaia di capitalisti, di loro compagnie, companies, aziende, eccetera, che a certe volte hanno anche un potere, diciamo, di influenza sugli stati, ovviamente, e sulle condizioni di vita delle persone. E appunto diciamo che in realtà questa situazione di caos è ciò che era già stato previsto, no? In qualche modo sapevamo che sarebbe successa, le vedevamo già i prodromi, forse siamo arrivati, no? A uno sviluppo ulteriore di queste contraddizioni, come viene detto spesso, di questi sfasamenti, diciamo, anche tra la coscienza delle persone che vivono in questo sistema e si aspettavano quello che ci veniva detto, e poi però la realtà è più forte di qualsiasi narrazione, forse, e a un certo punto, se c'hai una porta davanti, puoi anche raccontarti che non c'è, ma se ci vai contro, ci sbatti la faccia, no? Però diciamo appunto che il ragionamento, no? che faceva Mauro, che mi piaceva, è anche il fatto che i problemi che magari qualche tempo fa potevano sembrare una prima analisi più limitati, con l'emergenza climatica, ad esempio, è stato un grande momento di realizzazione nella coscienza di tutti, secondo me, di questa cosa, appunto, gli stati, i singoli agenti governativi o anche privati, non sono in grado, non hanno gli strumenti, di fatto, per intervenire su un problema che riguarda tutti. Perché sono contrapposti, sono divisi, anche sono divisi per sopravvivere, perché poi il problema dell'anarchia del capitalismo è anche questo, è che è il pesce più grande mangia il pesce più piccolo, e alla fine ognuno ha degli interessi e deve sopravvivere. Un padrone buono, diciamo, uno stato buono in questo mondo viene cannibalizzato o balcanizzato, non so come dire, no? L'abbiamo visto con l'Ucraina, un paese che di fatto è stato sacrificato a interessi imperialistici. E ne abbiamo già parlato. Appunto, a parte questo, proprio secondo me, per il fatto che questa idea di caos sottostante è uscita in tutti e due gli interventi, appunto, io direi che non è quindi una vera opposizione questa, ma diciamo che il caos sistemico è ciò in cui ci troviamo a vivere, probabilmente. E cerchiamo anche di capire che cos'è questo caos. Io forse ho dato una prima interpretazione, poi lascio a voi la possibilità di farlo. Ma appunto, forse la prospettiva rivoluzionaria, come la prospettiva disgregativa, sono interpretazioni e possibilità di intervento su questo caos. Ma appunto, andiamo a capire perché lo chiamiamo caos. E credo che, Franco, tu abbia molto da dire su questo argomento. Sull'argomento potremmo approfondire, però io cerco di cogliere il punto essenziale. Come sapete, i fisici si occupano della questione del caos in una maniera che ha a che fare, ma poco, con ciò che cerco di dire io. Io mi occupo del caos nella sfera dell'umano, del sociale. E allora provo a darne una definizione, se posso riuscirci. Il caos non esiste, non c'è una là fuori dalla porta, usciamo e c'è il caos. Non è un'entità riconoscibile. E dunque, perché usiamo questa parola? Il caos è un rapporto. È un rapporto fra le capacità di elaborazione razionale ed emotivo del cervello umano, dell'ambiente di interpretazione, di elaborazione dell'ambiente che circonda il cervello umano medesimo. Dunque il caos, noi parliamo di caos quando l'ambiente nel quale ci troviamo si mette, per così dire, ad andare ad una velocità che il nostro cervello non è più in grado di seguire consapevolmente, razionalmente ed in maniera emotivamente costruttiva. Ora, quello che sto dicendo è un... chi conosce il lavoro di Deleuze e Guattari, in particolare l'ultimo libro di Deleuze e Guattari, che si chiama il loro libro... a mio parere più bello, che si chiama Cos'è la filosofia, l'ultimo capitolo si chiama per l'appunto Caos e cervello. E quello che loro dicono
loro lo dicono con un tono anche un po' autobiografico, cominciano a sentirsi vecchi e parlano proprio come dal punto di vista della vecchiezza, il cervello nella sua fase senescente. Cosa succede? Succede che il mondo si è messo ad andare troppo veloce e dunque non siamo più in grado di cogliere e di elaborare in maniera costruttiva quello che ci accade. Ma in realtà questo fenomeno è avvenuto, si sta dispiegando su scala globale, probabilmente perché l'umanità invecchia, tra l'altro. Il cervello umano, inteso come cervello collettivo, tende ad invecchiare per ragioni prima di tutto biologiche, demografiche, e poi anche per ragioni storiche, ma insomma non importa il perché. Quello che accade è che noi ci troviamo, noi come comunità, come società politica, ci troviamo in una condizione in cui i processi decisivi per la nostra sopravvivenza, quelli fisici, quelli comunicativi, informativi, eccetera, questi processi si mettono ad andare ad una velocità, con un'intensità che il nostro cervello non è più in grado di elaborare. Voi vi ricordate quello che scrive Niccolò Machiavelli al paragrafo numero 25 del Principe, in un brano che è quello decisivo per capire che lui non se lo ricorda, porca miseria, ti avevo detto di studiarla. È una memoria. Vabbè, per questa volta passi. 25. Machiavelli definisce che cos'è il principe, in realtà che cos'è la politica moderna, e lo fa con una brutalità entusiasmante. Dice: il principe è colui che a pugni e a schiaffi più o meno sottomette la fortuna nel senso latino del termine, l'imprevedibilità degli eventi del mondo. E poiché la fortuna è femmina, le piace essere sottomessa, e dunque... Ora, in quelle parole di Machiavelli c'è tutta la politica moderna, la sua aggressività essenzialmente machista, ma anche la geniale intuizione del fatto che gli eventi del mondo sono innumerevoli ed infinitamente complessi. Ma il principe mica è scemo. Sottomette il mondo, sottomette la fortuna e coglie tra gli eventi del mondo quelli che sono decisivi perché il progresso possa verificarsi, perché il potere possa stare. Dunque, ecco il contrario del caos, la politica. La politica come capacità di sottomettere l'infinita complessità femminile degli eventi del mondo. E guardate, la politica ha funzionato. Perché dall'epoca di Machiavelli a quella di Vladimiro Ilyich Lenin, la politica ha davvero compiuto quell'azione di sottomettere anche per un poco di più, ma sempre meno. Ecco, da un certo momento in poi, la ricchezza e complessità degli eventi del mondo, moltiplicata dalla rete digitale, cioè infinitamente moltiplicata, perché qui io dico eventi del mondo, ma voi capite che quello che conta non è l'evento in sé, ma l'effetto, la stimolazione neuroinformativa che l'evento produce per il mio cervello. Questo è ciò che è decisivo per la mia capacità, non che accada, ma il fatto che io ne vengo informato. Ora, la sinergia, l'unione della intensificazione degli eventi e dell'accelerazione della rete digitale ha creato una situazione nella quale la capacità di elaborazione consapevole ed emotivamente produttiva è del tutto sfuggita, a mio parere, alle capacità del genere umano. È la ragione per cui non riesco più a prendere sul serio la politica, nemmeno nei momenti in cui appare molto drammaticamente aggressiva. Fascisti, sono fascisti questi, pensa un po'. Ma
Quello che mi fa più impressione nel fascismo contemporaneo, a cominciare con Donald Trump e a finire con questa poverella, e non è la loro protervia, ma è la loro ridicola presunzione. Credono di poter imporre qualche braghetta al mondo, per citare sempre il nostro. Ma qui il problema è che per un certo periodo di tempo, 450 anni, il mondo si è lasciato mettere le mutande dalla politica, ora non più, ora non c'è più nessuna possibilità che questo accada. Ecco cos'è il caos, è la infinita accelerazione degli eventi del mondo e soprattutto dello stimolo neuroinformativo che il cervello riceve a loro proposito. Chiuso l'argomento. Però in realtà l'abbiamo soltanto aperto, perché la domanda che segue immediatamente dopo, non ho letto le domande di Stefano, ma spero che questa sia, sì, e come ce la caviamo? Ovviamente questa sarà la domanda successiva a quella che sto per fare, perché secondo me è una cosa che interessa molto, perché se ne parla tanto e credo che prenda molto, diciamo, il cuore, anche l'emotività delle persone, soprattutto delle persone afferenti alla sinistra, diciamo, è il tema dell'ascesa appunto dei fascismi nel mondo. Forse appunto già con l'idea della fine della storia, con l'idea del secolo commerciale, no? Non so come dire, l'unipolare di cui abbiamo parlato prima. Non solo il comunismo sembrava, lo spettro del comunismo sembrava messo via dai Ghostbusters, ma anche quello del fascismo forse si è sentito dire tante volte. Io l'ho sempre aborrito, però magari qualcuno lo dice ancora, ancora fascista nel 2022. Però nel senso, questa frase non funziona più. E appunto volevo chiedere a Mauro, come possiamo interpretare appunto questa, sicuramente vediamo un'ascesa di quelli che magari possiamo chiamare sovranismi o tentativi appunto di chiusura su un orizzonte a volte anche etnonazionalistico, di chiusura sicuramente verso ad esempio i migranti, di chiusura anche nella cooperazione tra stati, addirittura tra alcune comunità interne agli stati, penso solamente alla guerra in Siria per dire un esempio proprio piccolino. Come la possiamo interpretare? Certo, beh, domanda come tutte grossissima, quindi faccio finta di rispondere, poi dico solo una fettina della torta. Però vabbè, no, prima Costa ha detto, questa campagna elettorale italiana, come tutte le campagne elettorali italiane, è presentata come la scelta fra la democrazia e il fascismo, no? Non tutte, ma insomma tutte quelle dalla Seconda Repubblica in poi. Non so se adesso siamo nella terza, nella quarta, perché anche il conteggio delle repubbliche è durato pochissimo, no? Si è cominciato, è entrato nel caos anche quella. Esatto, 3, 4, 5, ormai una legislatura c'ha già 3, 4 repubbliche dentro. Comunque, faccio una premessa. Io sono sempre stato un militante antifascista, anche, non so come dirla in maniera pratico, cioè anche un po' a prendere e qualche volta fortunatamente anche a dare mazzate e con un sacco di casini eccetera, quindi è un tema che mi sta a cuore e sono nipote di un partigiano, insomma, quindi è una cosa importante, non voglio assolutamente svalutarla. Detto questo, dobbiamo capire che cos'è il fascismo oggi. Secondo me va fatta una critica a chi usa, sicuramente quelli che la usano elettoralmente, quelli sono cioè il PD per capirci, quelli stanno approfittandone in maniera scandalosa, ma anche chi invece in buona fede vede una minaccia fascista incombente continuamente, no? Allora, non nel senso che la minaccia fascista non esiste, secondo me la minaccia fascista esiste, i fascisti esistono, li ho purtroppo visti, fra l'altro sono peggio di come uno se li aspetta, sono proprio così, cioè è incredibile, il fatto che esistano i fascisti è incredibile, perché tu, cioè, nel futuro non ci crederanno che i fascisti erano veramente così, invece cazzo sono così, sono scemi, sono brutti pure, sono stupidi, hanno tutta una serie di idee che si sommano, tutte le idee sbagliate su tutti gli argomenti ce l'hanno simultaneamente, cioè sono veramente quella roba lì, quindi esiste questa cosa, non è che non esiste, però bisogna capire che cos'è, cioè quello che secondo me dopo la Seconda Guerra Mondiale è molto improbabile che esista, non è mai niente impossibile, però molto improbabile, è che in un importante paese sviluppato, diciamo, no? Imperialista, in un paese dell'Ocse per capirci, si imponga un regime fascista classico.
Questa cosa qua, secondo me, è improbabile, perché essenzialmente ci hanno provato, hanno fatto un esperimento su larga scala di questa roba ed è finito malissimo, malissimo per, anche per i padroni stessi che l'avevano proposto, perché non è che gli industriali tedeschi abbiano fatto un affarone con questa cosa di dire vediamo che questo austriaco coi baffetti li facciamo prendere, vediamo se se la cava, lui dice che fa il, quarto, fa il terzo Reich millenario. Dopo, dopo 12 anni c'avevano, non c'avevano più una, non c'era una città in piedi in tutta la Germania e c'era metà del paese dove addirittura è stato abolito il capitalismo. Questa è la situazione, quindi non hanno fatto un affare, no? Allora questa roba qua li ha un po' scottati, quindi è molto improbabile che lo rifacciano. Quello che è successo è che è rimasto questo rapporto organico fra i liberali e i fascisti, perché ricordiamoci che i liberali e i fascisti in Italia, le ultime elezioni che si fecero prima del regime fascista, erano letteralmente candidati insieme. Il listone fascista nel 22, il candidato era Giolitti. Ok, questa è la situazione. Quindi erano un'alleanza organica fra queste due forze, dove però quello che noi diciamo è i liberali fessacchiotti hanno dato, diciamo, la volata ai fascisti, poi i fascisti li hanno mandati in galera pure loro magari, o comunque diciamo li hanno scavalcati e hanno fatto un regime come volevano loro. Adesso il rapporto non è di quel tipo, è il contrario, cioè il fascismo è un'opzione politica nel mercato, diciamo, elettorale all'interno della democrazia liberale. Questa è la realtà, per cui i fascisti magari vanno anche al potere e poi perdono le elezioni dopo, però capite che dire che i fascisti perdono le elezioni dopo non dovrebbero manco esistere nel concetto dei fascisti, no? Cioè, quindi chiaramente qualche cosa d'altro, cioè se Giorgia Meloni vince le elezioni è probabile che perda le elezioni successive, cioè, se no due dopo, che non vuol dire che non è un'enorme rottura di scatole, è anche una cosa che può rivelarsi sanguinosa e può anche determinare, cioè, dei problemi molto grossi, in particolare ai migranti, ma anche a tutti noi in moltissimi altri modi, però non è il fascismo, è un'altra roba. Donald Trump ha finito i suoi 4 anni di mandato senza essere rieletto, cosa che fra l'altro non è facile riuscirci, e facendo la conferenza stampa nel retrobottega di una piccola azienda di immobiliare, che hanno anche sbagliato a dare l'indirizzo, pensavano fosse un albergo, sono finiti un parcheggio, non so se era il parcheggio del Four Seasons Total Landscape, cioè sì, invece che essere l'albergo Four Seasons, giardinaggio. Cioè, capite che adesso vabbè tutto, era un po' grottesco Mussolini o Hitler, però non me lo vedo che, diciamo, fa il discorso, sbaglia, invece di andare in Piazza Venezia a Roma va in Piazza Venezia a Viterbo, cioè sono lì quattro gatti, ma chi sei te? Ah no, scusa, ho sbagliato indirizzo. Cioè è una cosa grottesca che indica il fatto che il loro tempo da quel punto di vista lì è passato, e diciamo dopodiché non vuol dire che non possano essere utilizzati e anche a volte prendere il potere e fare dei regimi reazionari che però sono diversi dal regime storico fascista. Questa cosa va capita perché ci dice quale tipo di prospettiva ci abbiamo davanti, no? Primo. Secondo, sono d'accordo che l'alternativa, cioè dire l'alternativa, cioè no, ma che voi parlate di rivoluzione, ma che qua si va verso il fascismo. Ora in realtà, se guardiamo nella storia, quasi sempre se due persone al bar discutono dicendo ma no, ma che rivoluzione, no, c'è quello di sinistra che dice vedrete che adesso qua i lavoratori prenderanno il potere, e quell'altro, quello diciamo un po' demoralizzato, che gli dice ma no, qui si va verso il fascismo, spesso questa roba è simultaneamente, hanno ragione tutte e due molto spesso nella storia. Cioè nel 1918, se tornavano dalla prima guerra mondiale due commilitoni, dicevano vedrai che adesso ci sarà la lotta di classe e facciamo la rivoluzione in Italia, e un altro dirà ma col cavolo, adesso invece si va verso una situazione sempre, non aveva detto il fascismo perché ancora non c'era il termine, però diciamo, no, si va verso una situazione, ci sarà la guardia bianca, avrebbe detto, no? Ecco, no? Avevano ragione tutte e due, perché per un paio d'anni ci sono state entrambe le cose, anzi per 4 anni ci sono stati entrambi i fenomeni che si facevano la guerra e poi ha prevalso uno dei due. Ora uno può dire sì, conta chi vince alla fine, certo che conta chi vince alla fine, però lì è quello che noi chiamiamo uno scontro di forze vive, non è facile prevedere in un conflitto cosa succede, e dove c'è la reazione, si chiama proprio reazione perché diciamo succede quando c'è il rischio di una rivoluzione. Io credo anche molto a un concetto che è, diciamo, la lotta di classe potenziale. Cioè, a volte la lotta di classe è un fenomeno pervasivo nella società che esiste anche quando sembra che non esista. Cioè, nel capitalismo, allora, innanzitutto nel capitalismo ci sono sempre gli scioperi. Anche gli scioperi, anche quando ce ne sono pochi, che ce ne siano migliaia ogni anno in qualunque paese del mondo, è una cosa impressionante. Cioè, nessuna epoca, non è che c'erano 100 jacquerie all'anno nella società feudale, c'era una volta ogni tanto, oppure rivolte di schiavi ogni 10 giorni nell'antica Roma, ce n'erano più di quelli che si sa, però insomma non è che era una cosa quotidiana. Invece quasi
quotidianamente in qualche parte d'Italia c'è qualcuno, qualche lavoratore che dice io oggi non vado a lavoro, è una roba che potrebbe essere illegale secondo la logica del capitalismo, ma che i padroni hanno dovuto accettare come fa parte delle cose. Poi ovvio che non è che stanno facendo la rivoluzione in questo modo, però diciamo c'è un elemento di ribellione costante del lavoro al capitale che conta e che è minaccioso e che si esprime in mille modi. In Italia, dove non c'è una sinistra che esprima questa cosa in maniera compiuta, si esprime in maniera bizzarra, magari col voto al Movimento 5 Stelle e a volte addirittura con delle cose di destra che però diciamo c'hanno dietro, cioè si alimentano grazie a questa rabbia sociale che esiste. Questa cosa l'abbiamo vista molto anche negli Stati Uniti. Allora questo è il punto: se c'è questa situazione sono entrambi i fenomeni. Ora qual è il problema, e però mi chiudo qua perché magari ne parliamo dopo, è che la coscienza di questa situazione, quindi se la coscienza non c'è di questa situazione, allora questa tensione continua trova degli sbocchi inconsistenti o addirittura controproducenti, no? Per cui questo è il problema: non esiste la rivoluzione inconsapevole, no? Deve esserci sempre un elemento di quella che chiamiamo coscienza di classe, che può avere tante forme, però se non c'è proprio, chiaramente l'esito è automaticamente, diciamo, una sconfitta. Grazie Mauro. Franco, a me interesserebbe sentire il tuo parere sull'ascesa dei fascismi o comunque di quello di cui abbiamo parlato nel mondo. Ma molto sinteticamente sono d'accordo con tutte le cose che ha detto Mauro, ma ne aggiungo una. Io non sottovaluto il pericolo che queste destre al governo possono rappresentare, non perché governeranno in maniera autoritaria, ma perché non potendo governare, dal momento che, come ho detto prima, al concetto di governo non corrisponde più nulla nell'ambito delle possibilità umane, possono fare del male. Questa è la cosa che mi preoccupa di più, come ha fatto del male i 4 anni di Donald Trump in Inghilterra. Questo, però, se cerco di cogliere la sostanza culturale, immaginaria del, diciamo, fascismo contemporaneo, ho l'impressione che c'è qualcosa che è completamente ribaltato. Il fascismo di Mussolini e quello di Hitler nascono dalla umiliazione, e questo è un elemento che si ripresenta. L'umiliazione subita produce un effetto che è quello del desiderio di una rivincita aggressiva. Però il fascismo del secolo scorso era essenzialmente un fenomeno giovanile, non solo nelle sue giovinezza eccetera, nella sua retorica, ma anche nel suo progetto reale. Era il progetto di espansione economica, espansione imperialistica, conquista delle terre al sole eccetera. Noi oggi assistiamo all'esatto contrario: non c'è una volontà giovanile di espansione, o soprattutto una possibilità giovanile, un'energia giovanile di espansione, ma c'è la paura di essere invasi. Non è più la conquista dell'Africa, ma è l'Africa che vuole invaderci. Io lo chiamerei gerontofascismo, anche se so che molti fra i giovani dell'ultima, così nelle generazioni più giovani, voteranno a destra, non poi moltissimi, perché mi risulta che solo il 5% dei sotto i 30 anni voteranno per come si chiama, Fratelli d'Italia, mi scappa da ridere, pochi, ma sostanzialmente al di là dell'età degli elettori e dei militanti, quello che mi importa di più è il nucleo immaginario di quello che oggi si presenta come ritorno nazionalista, diciamo così. È un nazionalismo gerontocratico. Una fase senile del fascismo, sì. Per citare Ulianov. Va bene, io direi che io potrei restare a parlare con voi per 2 giorni probabilmente, ma... No, perché io ho il treno alle 9:20. Appunto. Infatti ho detto io, questo è un mio desiderio che verrà infranto dalla tua realtà.
Sì, prima di fare un giro di domande, se riusciamo, è bruttissimo dirvelo, però se riusciamo a dare almeno uno spunto verso cosa ci può aspettare nel futuro. La domanda ve la faccio un pochino più specifica a questo punto, ovvero possiamo individuare nel panorama sociale, politico, contemporaneo, anche economico, diciamo anche a livello di classe, una classe, un soggetto all'interno di questa società che va verso un cambiamento, o meglio, il cambiamento probabilmente è già avvenuto, una società che si rende conto che non si può più andare avanti come si è andati avanti fino adesso e quindi o sprofonda magari nella disperazione, nella depressione anche, non dimentichiamo che abbiamo anche una bassa qualità di vita a livello psicologico negli ultimi periodi, sicuramente nei paesi occidentali. Ma a parte questo, dico, possiamo vedere nella società, nelle persone che ci circondano, un potenziale soggetto che può essere la classe lavoratrice, che può essere un settore della classe lavoratrice, che può essere una classe lavoratrice magari intesa in una maniera diversa da quella che era stata intesa in passato, magari comunemente, non poi specificamente nei ragionamenti degli analisti più interessanti. Appunto, vi chiederei se possiamo vedere nella società che ci circonda un seme che ci porta verso uno sviluppo. Poi non voglio dire che sia uno sviluppo rivoluzionario, uno sviluppo di pane e rose, no? Quello che piacerebbe a noi, uno sviluppo verso una, appunto, qualcosa di meglio del capitalismo, che lo supera, ma per sviluppare ulteriormente l'umanità, no? Quello che sarebbe poi il comunismo. Oppure se poi può essere appunto un soggetto magari da interpretare in chiave negativa, come soggetto disgregatore ulteriore. Vi chiedo appunto a ciascuno di voi due se possiamo individuare dei soggetti di questo tipo. Vado io. Allora, Willy Coyote, no? Presente il cartone, che è un coyote, c'è una scena tipica, no? Dove lui corre al di là del precipizio, poi succede sempre praticamente questa cosa, e poi per un po' sta lì a mezz'aria, no? Poi a un certo punto si guarda in su, guarda in giro, guarda giù, capisce che è sull'abisso e precipita, no? Finché non lo capisce, non precipita. Ora, c'è questo fenomeno, no, che noi da marxisti chiamiamo, no, il ritardo della coscienza, cioè il fatto che, siccome pensiamo diversamente dagli idealisti filosofici, che la materia venga prima dello spirito, no, in qualche modo, cioè prima le cose succedono e poi il cervello, che è in realtà, diciamo, è quella materia organizzata in un modo che produce lo spirito, cioè la mente, dopo capisce cosa succede, no? E quindi reagisce. Ora, ovviamente, non è che questa sarebbe, diciamo, volgare meccanicismo. Il cervello è capace anche di prevedere, chiaramente, no? Noi sappiamo. Quindi, infatti, l'altro che è più intelligente, che è che non so come si dice in italiano, il roadrunner, no? E anche se non parla, interessante, però è più intelligente, che è non è uno struzzo, non so, è un animale che non esiste in Italia. Comunque, che l'uccello che corre. E quello lì invece non casca, quello ha una capacità di previsione, no? Frega sempre il coyote con questa sua abilità. Allora, quindi è possibile alla coscienza, diciamo, prevedere, però, diciamo, tendenzialmente la coscienza è in ritardo. Ora, la coscienza che sa prevedere, che sa organizzare, è quello che diceva prima Franco, no? Che prima di lui diceva Gramsci, che prima di lui diceva Machiavelli, cioè il principe, no? Che quindi con la politica impone ordine a un mondo caotico. Ora, la differenza se ci sono tante differenze fra le classi dominanti e le classi dominate, la differenza, secondo me, più importante è che la classe dominante è una classe in cui il cervello pensante la coscienza di quella classe è anche quella che determina il suo comportamento politico. Cioè, la borghesia, la classe, diciamo, dei capitalisti, la classe di chi c'ha le azioni delle società, per capirci, delle multinazionali, no, quella classe sociale lì, il suo cervello è organizzata in qualche modo come classe, quindi ha un centro direttivo che è multiforme, non è un centro unico, ovviamente, non è ma neanche il nostro cervello in realtà è un centro unico, quindi non è strano questo, no? È un po' più, diciamo, è il cervello di una persona con un po' di emisferi che vanno un po' per i cazzi loro, però è una sorta di cervello, no? Perlomeno a livello nazionale ce l'ha, in Italia era Draghi, voglio dire, ecco, immaginiamoci Mario Draghi è il cervello della borghesia italiana, più o meno, no? Quella roba lì. Ora, ha il potere politico e ha la capacità di fare le scelte politiche per quella classe. Poi è vero che queste scelte hanno dei forti limiti, io non credo che sia dovuto
alla complessità crescente del mondo, perché anche la classe dominante diventa più complessa e anche il suo cervello diventa più complesso, non Mario Draghi che è un umano normale, nonostante tutto, però no, ammesso che sia un umano, ma diciamo la rete di strutture e istituzioni che loro costruiscono è molto più complessa ai giorni nostri che ai tempi di Machiavelli. Hanno degli analisti, hanno anche delle macchine che fanno analisi al posto loro, eccetera eccetera. Questa struttura può decidere come vanno le cose. Il motivo per cui fa fatica, secondo me, è per motivi più sostanziali, cioè che la borghesia sta perdendo il controllo della società in qualche modo. La società non è più nella sua fase appunto giovanile, ma è nella sua fase senile, che è cominciata, si dice simbolicamente, nella prima guerra mondiale, ovviamente un fenomeno graduale. Adesso è la quindicesima età, non è più la terza età del capitalismo, no? E quindi capisce praticamente sta diventando un po' rimbambita, non capisce più niente, quindi perde un po' il controllo della situazione. Ma la classe dominata è molto peggio da questo punto di vista. Perché? Non perché non capisca niente individualmente, un po' sì, perché vede delle forze che non capisce. Ovvio che i padroni hanno molto più chiaro cosa sta succedendo nel mercato mondiale e perché le bollette salgono, che non l'operaio che si trova, o l'impiegato, o il programmatore, o quello che lavora, che fa le consegne, che si vede crescere il prezzo della benzina e del riscaldamento, no? Ha molto più chiaro perché. Individualmente, ma anche come classe, e questo è il problema. Il cervello della, cioè, se il Mario Draghi è il cervello della borghesia, Mario Draghi, per capire, diciamo, Confindustria, i partiti borghesi, i liberali, i centri studi della borghesia sono il loro centro, il loro cervello. Chi cacco è il cervello del proletariato? Che no, cioè non c'è questo cervello qua in questo momento, no? O meglio, c'è, ma non è staccato, no? È staccato dal corpo, a parte che anche il nostro è molto suddiviso, ma questo non pensate che sia molto diverso, litigano anche più di noi, no? I cervelli dei padroni. Il problema è che i loro cervelli perlomeno hanno un corpo attaccato, no? E per giunta un corpo pieno di soldi. Il nostro invece sono cervelli che, oltre a essere un po' disagiati, alcuni capiscono più di altri, litigano fra di loro, hanno una connessione molto più lasca con il corpo della classe lavoratrice. Questo è il punto. Quindi la classe lavoratrice di fatto in questo momento è acefala, no? E quindi i singoli componenti hanno ovviamente la loro capacità di capire il mondo, ma non c'è una struttura in classe che gli permetta di capirlo. Questo è il punto essenziale. Quindi siamo i Willy Coyote della situazione. È ovvio che ci fregano quegli altri, sono molto più avanti. Ora la domanda è: c'è qualche motivo per cui non possiamo fare quello che sono riusciti a fare loro? C'è un certo punto di agganciarci la testa sul collo? Io non credo che c'è un motivo sostanziale, anzi tutto quanto, diciamo, chiama la necessità che ci diamo una svegliata. Quindi a un certo punto non è obbligatorio che succeda, perché anche una cosa che è, diciamo, storicamente necessaria potrebbe non verificarsi mai per una serie di sfighe, o perché i nostri avversari sono molto più bravi, o perché noi siamo particolarmente coglioni. Però che qualche indizio c'è su questo, no? Però alla lunga, diciamo, no? Cioè, io penso che sia plausibile. Chiudo dicendo, a volte noi citiamo ossessivamente come tendenza marxista internazionale, abbiamo alcune citazioni che ci piacciono, molto didattiche, una è questa. Si diceva, se non sbaglio Lenin, diceva: ci sono tre condizioni, no, perché avvenga una rivoluzione. Una è che, diciamo, ci siano delle divisioni al vertice della società. Ora, guardate la società mondiale, dico, non quella italiana, anche se varrebbe anche a livello nazionale questo discorso. Direi che qualche piccola divisione ce l'hanno in questo momento. Due, che chi ha il potere non possa continuare a esercitarlo come è stato abituato a fare fino a quel momento. A me sembra che questa situazione si verifica, e la crescita dei sovranismi, dei populismi, di varie opzioni politiche strampalate, appunto di Trump che fa le conferenze stampa lì, cioè esprime questa roba qua, che non sanno bene come muoversi, no? O anche Boris Johnson, cioè queste forme aberranti dell'interregno, no? Per fare la citazione che ha fatto Salvia, sono espressione di questo fatto, che la borghesia non riesce più a governare come prima. Non è merito nostro, succedeva già, cioè è incapacità loro materiale, non incapacità mentale. La terza condizione è che appunto chi invece è sottomesso non voglia più vivere come è abituato a vivere fino a quel momento. Ora questa roba un po' c'è e un po' no, perché non c'è nella parte negativa, cioè tutti dicono basta così, non si può più andare avanti così, però non c'è una parte propositiva neanche minima, no? Che abbia una dominanza mondiale. Ci sono degli spunti qua e là. Allora, quello è il punto, però chiaramente le due prime condizioni sono molto più essenziali, perché dicono com'è la nostra società. L'altra, diciamo, è quella più imponderabile, perché parla, diciamo, della
alla fine della costruzione del moderno principe, direbbe Gramsci, ma io che non sono particolarmente affezionato al pensiero gramsciano dico più semplicemente del partito rivoluzionario, no? Però comunque dell'internazionale. Intesa, no? Questa roba qua è la parte che manca, quindi la capacità che ci sia un cervello agganciato al corpo della classe subalterna, classe che io credo, però non andrò a parlarne, anche se uno dei miei temi preferiti, esista e sia anzi mai stata così numerosa. È per la prima volta nella storia la maggioranza della popolazione umana, il proletariato. Ovviamente bisogna capire che cos'è il proletariato, se ce lo immaginiamo in un modo, diciamo, romantico o obsoleto, non capiamo, non lo vediamo, diciamo, ma dov'è? Se cominci invece a capire che cos'è, allora poi ti accorgi che sono veramente tanti, e anche a livello mondiale, con, diciamo, la crescita delle città rispetto alla popolazione rurale, sono ormai la maggioranza della popolazione. Negli Stati Uniti sono l'80-90% della popolazione, i lavoratori salariati, diciamo, questa cosa qua, e le loro famiglie, e questo penso che ci dia un sacco di possibilità e di speranza. Grazie Mauro. Anche per volevo intervenire un attimo proprio per dire che a volte questo secondo me è un problema proprio linguistico italiano. Noi diciamo classe operaia, no? E spesso pensiamo che la classe operaia siano gli operai con la chiave inglese del 1910 che vanno no, quelli fotografati dai famosi fotografi di inizio Novecento. Però intendo, ovviamente, guardiamolo in inglese, working class, i lavoratori, la classe lavoratrice, i salariati. Pensiamo 100 anni fa quanti erano i salariati in Italia. Io vengo da una famiglia praticamente che all'epoca era fatta solo di contadini, nessuno era un salariato, nessuno. La classe contadina, per esempio, in Occidente è residuale. Ma tua ragione. Esatto. In ogni caso, appunto, Franco, se vuoi continuare o se vuoi dare la tua interpretazione. Molto volentieri. Ci occupiamo della soggettività a questo punto, se così posso dire. Le cose che dice Mauro sono per gran parte condivisibili quando lui dice, ad esempio, che la classe che produce plusvalore si è enormemente estesa, ampliata, articolata. Però io voglio interrogare quella soggettività dal punto di vista della sua capacità, della sua capacità di produrre solidarietà, coscienza, e da quel punto di vista confesso che non credo che esista alcuna possibilità di assistere nel prossimo periodo ad un processo rivoluzionario del tipo che abbiamo conosciuto nel passato, o neppure di nessun altro tipo, in quanto rivoluzione significa capacità di rompere l'ordine esistente per affermare e governare un ordine nuovo, un ordine differente. Ecco, questa cosa io temo che dobbiamo proprio togliercela. No, teniamola, chi vuole. Io talvolta penso, ma forse può anche accadere, però so che non accadrà, è proprio la costituzione, la composizione soggettiva, sociale e psichica e culturale della classe del lavoro che è cambiata nel senso lo dico in fretta, della precarizzazione non intesa come quel fenomeno che precarizza il rapporto giuridico di lavoro. La precarizzazione è un fenomeno molto più profondo, è un fenomeno che definisce nella loro stessa coscienza i lavoratori come agenti liberi delle proprie fortune. È la competizione l'elemento più distruttivo della possibilità di costruzione di una soggettività rivoluzionaria. Perciò alla domanda caos sistemico o rivoluzione rispondo ad occhi chiusi: caos sistemico, e so che vinco la scommessa, ma non mi fermo qua, voglio andare avanti, perché non mi piace pensare che allora la partita è conclusa con un caos sistemico di lunghissimo periodo, nel quale peraltro corriamo dei pericoli che non sono per niente
da correre e mi concentro su un'altra cosa che ha carattere certamente paradossale. È il tema del quale sono in questo momento più appassionato e quello su cui cerco di lavorare con i miei mezzi assai limitati, e della depressione. Io parto dalla depressione. È la depressione l'elemento che più mi interessa da un punto di vista psichico, culturale e anche in qualche modo da un punto di vista politico. Dicono gli psichiatri americani che c'è stata un'indagine psichiatrica su un campione di 18.000 persone, da questo campione risulta che il 27% della popolazione complessiva americana manifesta, dopo due anni di Covid, manifesta evidenti sintomi di una depressione clinica, 27%. Nella fetta di popolazione che sta fra i 15 e i 30, la cifra sale a 54% di depressi, così dicono gli psichiatri. E d'altronde non è una scoperta, lo sappiamo, da 20 anni si dice che la depressione è la malattia del secolo, poi c'erano quelli che sono arrivati col Prozac, allora avevano risolto il problema, non aveva risolto assolutamente nessun problema, e si è spostato, il problema è sempre si è riproposto. E ora siamo al 54%. Basta. Chiuso, no, chiuso. Ora io ragiono su questo, vorrei dirvi anche come, ma adesso non abbiamo il tempo per dire tutto. E sono giunto alla conclusione che gli psichiatri, anche io, mi sono sbagliato a credere che quella con cui abbiamo a che fare sia depressione. La depressione viene definita così semplicisticamente, ma anche abbastanza benino, come uno, caduta del desiderio nei confronti della realtà, quindi caduta di quella tensione che motiva l'azione. Due, come incapacità di immaginare un futuro. Beh, fino a qui ci siamo. Questi due elementi io li trovo abbastanza in quel poco di inchiesta che mauristicamente ho tentato di fare negli ultimi anni, soprattutto sui miei amici che abbiano meno di 30 anni. Però scavando, poi tutti hanno letto Mark Fisher e quindi abbiamo un'idea. Ecco, prendiamo Mark Fisher. La sintomatologia di Mark Fisher è la sintomatologia di chi ha investito il suo desiderio nel mondo, competitivamente o non competitivamente, però subendo l'effetto di un contesto che è essenzialmente competitivo, e ha fallito. E dunque si ritrova con un desiderio fallito, per così dire, caduto, e non riesce a trovare l'energia per rinnovare. Bene, ma non è questo il caso di cui stiamo parlando, se io riesco ad interpretare i segni che mi arrivano dalla psicosfera. I segni che io interpreto non sono quelli di un desiderio che cade, ma di un desiderio che non è mai stato investito. Io lo chiamo psicodeflazione. Quello che sta succedendo è che noi assistiamo alla crescita di una generazione che ha imparato più parole da una macchina che dalla mamma, che è entrata nel mondo della comunicazione e dell'affettività per via essenzialmente connettiva, essenzialmente digitale, e dunque si muove su di un regime essenzialmente derealizzante, ma io direi anche ironico, di relazione con l'altro. Diciamo, il desiderio tende a scomparire dalla scena, mobilitato per 40 anni dalla pubblicità. Il desiderio si trasforma in un gioco essenzialmente linguistico. Sapete, Freud
aveva pensato quella paroletta che è sublimazione, per dire quando il nostro desiderio sessuale non riesce a realizzarsi, talvolta noi, chi può farlo, investiamo quella libido, quell'energia, la investiamo su oggetti più alti, la cultura, lo spirito, la religione e così via. Bene, io ho l'impressione che siamo in una fase in cui l'intero della libido della generazione che emerge è spostato in senso sublimativo, che adesso potrei fare dei ragionamenti sull'effetto delle microplastiche sulla comunicazione ormonale e sul sistema sessuale delle generazioni giovani, ma non è questo il punto, anche se anche questo è il punto. E il centro della questione è che noi stiamo assistendo, dopo il Covid in maniera colossale, ad un disinvestimento. Gli americani usano un'espressione che in un primo momento mi ha fatto saltare, mentre leggevo su Washington Post un articolo, ho detto, beh, che sta dicendo? L'espressione Great Resignation, l'avrete sentito dire. Resignation in inglese non significa rassegnazione soltanto, significa anche rassegnazione, ma anche abbandono del posto di lavoro. Bene, il fenomeno non è americano. In Cina hanno inventato una parola per dire quelli che non si vogliono alzare da letto, e da tutte le parti del mondo sta accadendo che l'offerta di lavoro non trova manodopera disponibile. Ci sono tante ragioni molto complesse, ma quella che interessa a me è che noi non intendiamo più prendere sul serio nulla. Noi non intendiamo più credere a niente, non partecipiamo. E l'astensionismo andrebbe interpretato in qualche misura anche così. Non lavoreremo più per i salari di merda che ci propongono. Non consumiamo più tutta quella merda, non per ragioni morali, ma perché quello che consumiamo fa schifo. Siamo diventati spaventosamente estetizzanti. Abbiamo deciso di sublimare al punto che, per esempio, non procreiamo. Ecco, la scelta della non procreazione, la diserzione sul terreno della procreazione. Poi leggo che qualcuno si lamenta e parla di inverno demografico, ma ragazzi, e vedo che Orban decide che se qualcuno vuole abortire deve prima sentire il cuore del feto. Io dico benissimo, sentiamo il cuore del feto, però subito dopo mi fai vedere un filmato sul Pakistan, poi mi fai vedere un filmato sugli incendi in California e per finire mi fai vedere il film di Nadine Labakis che si chiama Cafarnaum, che consiglio a tutti di vedere, in cui ci viene raccontato di un ragazzino di 12 anni siriano rifugiato in Libano, che vive la vita, che vive un rifugiato siriano in Libano, il quale va alla polizia e dice: intendo denunciare mio padre e mia madre perché mi hanno messo al mondo. Bene, io credo che il capitalismo sia finito. Credo che il capitalismo sia finito, non perché ci sarà la lotta di classe, perché ci sarà, perché c'è già un processo di disinvestimento radicale. Ma questa è lotta di classe. Io non conosco una forma di lotta di classe più radicale di quella di chi dice: in questo mondo io non intendo investire più nemmeno un milligrammo della mia energia. A mio tempo, tanti anni fa, lo chiamavo rifiuto del lavoro. Ora lo chiamo psicodeflazione. Grazie mille davvero Franco, grazie mille Mauro. Visto che il tempo stringe, perché appunto Bifo deve prendere un treno alle 9:30,
ci piace a tutti e tre e a tutto il festival, credo, aprire comunque questo dibattito al pubblico, quindi raccoglieremo, diciamo, quattro domande e poi faremo rispondere i due relatori alla fine. Passa un microfono tra il pubblico, se non sbaglio. Va bene, allora abbiamo raccolto le domande e vi invito a rispondere liberamente. Adesso Franco, non so, tu devi andare in stazione centrale, vabbè, una ventina di minuti. Vado, ok, veramente confusamente perché cerco di fare un minestrone in tutte e quattro le cose, far finta di rispondere a tutti e non rispondere quasi a nessuno e in realtà dire quello che volevo già dire da prima. No, scherzo. Allora, no, sul capitalismo, cioè sulla questione del cambiamento climatico, questa è una questione molto, molto seria. Capisco il ragionamento, credo che sia pericoloso, messo come era stato messo, però non voglio fare diciamo il pignolo, perché
ci spingerebbe a dire, vabbè, tutto sommato, no, a loro fa anche comodo parlare di questa cosa, chissà che addirittura potrebbe dare anche la sponda a chi dice, vabbè, forse è una costruzione che si sono fatti, no? Ci parlano di questa crisi climatica perché vogliono giustificare l'austerity, no? Per esempio. Ora, questa cosa secondo me non è assolutamente vera, sia nel senso che la crisi è reale, ma questo siamo tutti d'accordo, credo qua, o sicuramente lo era chi ha fatto la domanda, ma anche che per loro è un problema se un terzo del Pakistan va sott'acqua o se gli si distrugge, cioè, o se c'è la siccità, eccetera, eccetera. Questo è un problema, gli crea dei casini. Ovviamente, innanzitutto, molto più un problema per noi che per loro, perché qualcosa mi dice che i ricchi del Pakistan, noi abbiamo anche un gruppo di compagni abbastanza folto in Pakistan e ci raccontano delle cose. I ricchi del Pakistan, che esistono e sono ricchi sfondati, non erano fra quelli che avevano le case sott'acqua, e se ce l'avevano, avevano altre 5 da qualche altra parte e non c'era problema per loro. E quindi questo è un lato, però comunque magari la fabbrica sott'acqua ce l'hanno adesso, sì, poi lo Stato gli darà i soldi, però è un casino. E quindi per loro, loro preferiscono che non ci sia. Dopodiché, posto che c'è, come sempre cercano di trarre il massimo profitto possibile anche da questa situazione, e qualcuno di loro scommette che ci sia e ci guadagna di più se c'è, perché ci può speculare sopra. Ma ragazzi, non è nuovo, è come le guerre. Penso che sia sbagliato chi dice che i capitalisti vogliono fare la guerra perché così vendono le armi, perché alcuni capitalisti vendono le armi, ma ci sono anche tutti quelli che fanno altre cose, per cui la guerra è una grande rottura di scatole. Ma sono disposti a per qualche anno avere la rottura di scatole della guerra e soprattutto il rischio di perderla, che è il vero problema per loro. Però, diciamo, dopodiché, una volta che la guerra c'è, sperano di vincerla, fanno il possibile per vincerla e fanno anche lucro sulle armi, sulle forniture, eccetera, eccetera. Questa cosa qua è la standard, sarà così per 100 anni se le cose non cambiano. Cioè, se non abbattiamo il capitalismo, per 100 anni ci sarà un'economia di guerra, diciamo, diluita, che è la guerra al cambiamento climatico, che faranno a modo loro, come la transizione la faranno a modo loro, nel modo meno efficace per noi e più profittevole per loro, e probabilmente saranno anche disposti ad accettare, vabbè, ok, viene un po' più caldo, un po' di gente muore, tutto sommato troviamo una via di mezzo. Raga, è la stessa cosa che abbiamo visto col Covid. Anche lì non è che ci hanno goduto che c'era il Covid, no? È una cazzata se uno dice che hanno fatto apposta, quelle sono teorie assurde, ma ovviamente hanno accettato che ci fossero milioni di morti, non troppi, ma neanche troppo pochi, e ci hanno cercato intanto che già che c'erano di guadagnarci sopra. Questo mi porta al discorso dell'autoritarismo. Alcuni di questi problemi catastrofici richiedono misure drastiche. Ora, il problema è chi fa queste misure drastiche. Noi, secondo me, dobbiamo accettarla questa sfida. Cioè, se noi dicessimo rifiutiamo le misure drastiche di fronte a questi problemi catastrofici, ci troviamo in una posizione un po' ridicola. Cioè, io penso un po' ridicola, onestamente. Cioè, come se facessimo, non so, uno che in periodo di guerra dice, no, però ma avete chiuso il cinema in anticipo, cos'è questa storia dei rifugi antiaereo? E se io non voglio andarci nel rifugio antiaereo, chi me lo proibisce? Questo è un paese libero. Cioè, qua ci sono gli scemi così. Durante il Covid li abbiamo visti, in America c'erano quelli che facevano le manifestazioni dicendo voglio tagliarmi i capelli, quindi non mi dovete rompere le palle con le mascherine e con le cose. Ah, ci sono. Dopodiché non penso che sia quello il nostro terreno. Il terreno è accettare la sfida che ci vogliono misure drastiche, ma dire misure drastiche per chi. E anche addirittura, non lo dirò così fuori da un ambiente così ristretto, però anche, diciamo, fra virgolette, autoritarie. Dopodiché bisogna dire autoritarie verso chi. Cioè, se prendiamo misure autoritarie, tipo la confisca, a me va bene. Bisogna vedere chi confischiamo. Se confischiamo la povera gente, questo è il punto. Se accettiamo questa sfida, abbiamo un terreno e anche un linguaggio per affrontare la fase, se no, diciamo, siamo messi ai margini. Ultima cosa, come ce la caveremo? Secondo me ce la caveremo. Io non credo, diciamo, che la rappresentazione, bisogna stare molto attenti a come si rappresentano le giovani generazioni quando non se ne fanno parte, perché è facile diciamo anche un po' personificarle, no? Prendere certi casi, farli diventare antonomasi, eccetera, eccetera, no? Questi non scopano, eccetera, eccetera. Adesso, non è proprio così. Però, detto questo, cioè, ci sono dei problemi grossi, però io non ho quella visione lì delle giovani generazioni, non credo che spieghi tanti fenomeni, per esempio l'attivismo climatico, non mi sembra che esprima una situazione, diciamo, di rinuncio, mi tiro indietro. Io ho letto, e veramente chiudo su questo, un sondaggio che mi sembra indicativo, che dice i giovani in Italia, la fascia, diciamo, mi sembra 15-24, sono super astensionisti a queste elezioni, a quanto pare, e al tempo stesso, secondo il sondaggio, sono i più interessati alla politica.
Ora, a me non è che proprio dispiaccia questo discorso qua, e non tanto perché diciamo l'astensionismo di per sé lo vedo come una via, ma perché rappresenta un sentimento che mi sento di condividere, cioè mi interessa molto la politica, mi interessa pochissimo quella politica, mi aspetto pochissimo da quella politica. Non è di per sé un atteggiamento rivoluzionario, ma è un terreno più fertile che non quelli che mi dicono, cioè piuttosto che il giovane che dice sì sì voterò Europa Verde così mi salva dal cambiamento climatico, penso che ne sa forse un po' di più quello che dice sono molto preoccupato dal cambiamento climatico, ma anche se hanno scritto Europa Verde nel nome del partito, di per sé questi non risolveranno il problema perché sono magari alleati col PD che con quelli di Cingolani, per dire, no? Cioè chi è che ne sa di più di politica fra questi due giovani immaginari? E mi sembra che quindi tante diciamo cose che sembrano diciamo abbandono possano essere spiegate diversamente. Poi dopo vabbè ci sono tante questioni, però come ce la caveremo non è detto che io detto questo non penso di sapere che c'è, cioè sulla scommessa magari non la faccio perché non lo so come va a finire, magari veramente non ce la facciamo, è una sfida, dopodiché cioè tu te la giochi e ci metti tutto quello che può alzare la probabilità che le cose vadano bene. Credo che ci sono diciamo degli elementi che mi fanno pensare che è possibile cavarsela, cioè in questi anni rivoluzioni malconce, gestite male eccetera, ne abbiamo viste, perché voglio dire la primavera araba poi si è evoluta come sappiamo, ma lì perché manca il fattore soggettivo, però dimostra che c'è una disponibilità, cioè non lo riesco a leggere come disinteresse alla politica o incapacità diciamo di rivoltare le cose, ma anche non so, lo Sri Lanka con la gente, le immagini della gente che fa il bagno nel palazzo presidenziale dello Sri Lanka, ecco secondo me vedremo tante immagini di questo tipo. Proprio l'altra settimana c'è stata un'immagine simile a Baghdad se non sbaglio, dove è successo un altro fenomeno insurrezionale, cioè le insurrezioni e le rivoluzioni continuano a succedere, il problema è che sono spesso senza testa o con la testa sbagliata, la natura borra il vuoto e dove non c'è diciamo un fattore soggettivo che gli dà una direzione produttiva, allora a quel punto si prendono altre strade, ecco. Però qualcun altro gli mette la testa al posto suo e spesso diciamo è la testa dei padroni poi alla fine sotto mentite spoglie, questo è il problema grosso. Io mi concentrerei su quello perché quello è il terreno dove possiamo incidere di più, cioè costruire il cervello e agganciarlo alla spina dorsale della classe lavoratrice. Quello secondo me è il terreno, so che è una cosa banale e molto ovvia da dire per un comunista, però io continuo a pensare che funzioni. Telegraficamente, anzitutto una precisazione rispetto all'ultima cosa che diceva Mauro. Rivoluzione e insurrezione non è la stessa cosa. Ci tengo a dirlo perché io sono convinto del fatto che noi andiamo verso un periodo di moltiplicazione dei movimenti insurrezionali, ma come quello che c'è stato in Cile nell'autunno 2019, momento di grande ricchezza culturale, auto-organizzativa, politica, immaginativa, e la conclusione che doveva essere quella diciamo di una rivoluzione della nuova Costituzione, come sappiamo è andata così, e così sarà. La rivoluzione è uscita dalla sfera delle possibilità umane, l'insurrezione invece si riproduce come momento di accumulo di energie, però poi viene la domanda, sì, ma è queste energie che si manifestano come possono investirsi? Ecco, rapidamente, punto uno, e rispondo a un paio di domande sulla catastrofe ecologica. È dal 1972, io avevo 21 anni, che quando uscì il rapporto sui limiti dello sviluppo, in cui c'era scritto chiaro che un pianeta limitato non può essere sottoposto ad un processo di crescita economica, di sfruttamento delle risorse che abbia carattere illimitato. Bene, ora ci siamo, 50 anni dopo la cosa è totalmente dimostrata, e allora è possibile governare il processo della crescita come ci dicono praticamente quasi tutti, ma no, non è possibile. Non c'è nessuna green economy, tutte quelle cose che si sono inventate non funzionano, per la semplice ragione che per l'appunto non si può pensare di continuare a estrarre energia fisica e nervosa
da un pianeta che invece è da un cervello che è limitato nelle sue possibilità di sfruttamento. Dunque il punto è questo, ma allora torno alla mia amata psicodeflazione o amata depressione. Non c'è che questo, e questa è la diserzione, il processo che ci permette di sgonfiare il pallone della crescita. E io credo che siamo già entrati in quella fase, ci stiamo entrando in maniera dolorosa, e credo che la fase dolorosa durerà per un bel po' e sarà anche più dolorosa di come si presenta adesso, ma compito della intelligenza rivoluzionaria, compito dell'intelligenza, io direi autonoma, dell'intelligenza capace di cogliere, di ritrovare l'autonomia della società rispetto alle dinamiche del capitale. Quell'intelligenza passa oggi attraverso non la decrescita soltanto, perché decrescita è una parola che indica un risultato del quale non riusciamo a cogliere la possibilità, la costruzione, la dinamica concreta. Qual è la dinamica concreta? È il rifiuto di continuare a prestare la nostra energia. Potevamo deciderlo e organizzarci? No. Quel rifiuto, ad esempio il rifiuto del consumo, l'abbandono del consumo, non è cosa che accada per decisione politica, è cosa che accade perché l'organismo è esausto, finalmente. Ecco. Scusami? Perché rifiuto e non sciopero? Cioè, perché rifiuto del lavoro e non sciopero? Sono molto favorevole allo sciopero, in quanto lo sciopero è una manifestazione del rifiuto del lavoro, ma ciò di cui abbiamo bisogno oggi è una definitiva interruzione della produzione dell'inutile. E questo sta accadendo. Questo sta accadendo. E voglio dire, non credo che ci sia discorso più marxista di quello che, leggendo la prima pagina del Capitale, ci dice: cos'è il capitalismo? Il capitalismo è un'enorme macchina che trasforma l'attività che produce oggetti utili nella misura di un consumo frugale, la trasforma in produzione illimitata dell'astratto. Bene, marxianamente io dico, ora, grazie al fatto che siamo depressi, e grazie al fatto che faremo una grande pubblicità a questa depressione, trasformandola in qualcosa di allegro, proprio perché non la temiamo. Attenzione, voglio parlare da un punto di vista psicoterapeutico. Non vi è modo migliore di affrontare una depressione che amarla, che riconoscerne la ricchezza conoscitiva. Hillman dice che la depressione è il momento più vicino alla verità ultima. E qual è la verità ultima? È quella della limitatezza del nostro organismo cosciente, è quella della morte. Siamo finalmente capaci di vivere la vita felicemente perché sappiamo guardare in faccia la morte. Dopo 5 secoli di capitalismo, che ha agito essenzialmente come una macchina di produzione dell'illusione di immortalità che si concretizza nel valore accumulato. Siamo fuori da quella storia. Psichicamente siamo fuori da quella storia. Grazie, grazie a Bifo per questo angolo del buon umore. Grazie, grazie a Mauro Vanetti e grazie soprattutto a tutti voi, a tutte voi che siete venute non solo questa sera ma in tutti questi 3 giorni di festival, di questo secondo festival di iconografie, La Soglia. Non so come varcherete questa soglia dopo questo pane, ma
mai innamorati, viva l'amore. Comunque, volevo ringraziare prima di tutto tutti i miei collaboratori, tutto lo staff di Iconografie, di InfoSummarine e di Endermedia. Ringraziamo subito il Deca, che è il ragazzo che avete trovato al banchetto per 3 giorni, indefesso. Un uomo consacrato al commercio, al capita. No, scherzo. Ringraziamo Mare Culturale Urbano per starci ospitando ancora per un po'. Ringrazio di nuovo davvero tutte e tutti voi, ringrazio i due ospiti, perché veramente io avrei potuto continuare così per altri 2 giorni, spero anche voi, e in questo caso appunto vi invitiamo sicuramente l'anno prossimo al 3° Festival di Iconografie, che sicuramente si svolgerà, e vi invitiamo a seguire la nostra pagina Instagram @iconografiexxi, sicuramente la conoscerete, ad abbonarvi alla nostra rivista che trovate appunto all'ingresso al banchetto, dove trovate anche alcuni numeri arretrati di Iconografie, la nostra fanzine Warlord, alcune pubblicazioni della tendenza marxista internazionale. Purtroppo non abbiamo libri di Bifo, ma vi ricordo che è edito da Nero Editions, così come il nostro Mattia Salvia, e se non sbaglio sono in uscita 3 libri di Bifo per Nero, ma me la butto lì. Grazie a tutte e a tutti ancora, ci vediamo qui intorno se volete per chiacchierare. Buona serata.